Eccoci qui finalmente con la mostra di una grande artista, un'artista che stimo veramente tanto, Elena Manzan, dal titolo Natureza Velada. E questo titolo rispecchia proprio chi è Elena, le sue origini, il suo percorso, il fatto che lei abbia studiato presso l'Accademia di Uberlandia in Brasile, le sue origini, tutto il contatto anche con la natura, perché se guardate bene le sue opere sono delle stratificazioni, è come se ci trovassimo di fronte a un palinsesto, un affresco quasi. Sono le opere create dal silenzio, dalla spiritualità, è natura velata, che è natureza velada, no? In portoghese, è esse sguardo straniero, esse sguardo io che di un altro mondo, di un altro paese, arrivo e guardo e vedo con visione diversa, con visione di artista, e raccogliendo tutta questa sfumatura, questi silenzi, questa spiritualità che c'è a Castel San Vincenzo. Elena Manzan porta a Isernia quella che è la vitalità e l'energia che si respira nei paesi latinoamericani, nel Sud America. Lei è originaria del Minas Gerais, che io conosco e ho avuto modo di visitare, dove la natura predomina ancora sull'uomo, e questo senso di incontaminato lei lo ha trasportato sul territorio molisano, perché le opere che vedete in questa mostra sono state realizzate con materiali raccolti in prossimità del lago di Castel San Vincenzo, paese in cui vive e lavora.